with you, there's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in un nuovissimo episodio qui su Dragon Ball Z Burst Limited. Ragazzi, prima di iniziare ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace, cerchiamo di arrivare a 60 mi piace per questo episodio. Quindi ragazzi, siamo prontissimi ad iniziare con la sfida fra Gohan, ragazzo e Goku. Quindi iniziamo subito. Ah Gohan, shugyou no shimekukuri ni kumiteyazzo. Ok, quindi siamo subitissimo in combattimento qui e siamo per l'appunto già con Gohan Super Saiyan. Quindi in pratica i nostri amici hanno concluso il loro allenamento nella stanza dello spirito del tempo. Anzi, hanno in pratica constatato che sarebbe servito praticamente a nulla continuare ad allenarsi nella stanza dello spirito del tempo, e quindi hanno deciso di passare un pochino di tempo insieme. E quindi ovviamente di allenarsi all'aria aperta e senza diciamo limitazioni di alcun genere a livello di tempo e robe del genere. Già sapete tanto. Quindi Super Masenko è andato abbastanza a segno. Kamehameha ovviamente mossa standard. Dai, ancora Kamehameha ce la evitiamo, meno male quella di Goku. Peccato che Gohan praticamente ha due mosse ugualissime, cioè ha il Super Masenko, eccolo qui, e poi anche il Masenko normale, che non capisco quale sia il senso. Comunque, potevano mettere magari qualche mossa ad impeto o un qualcosa del genere, non saprei. Allora, dai, proviamo una presa che non le provo da molto, Tempo che Goku esce dall'Aura Spark, proviamo, Niente, non riesco a beccare, dai Gohan, cerchiamo di... Mamma mia, regà, che mossa ci stava per... Ecco qui, lo becchiamo finalmente. Mannaia, evita il pugno nella pancia e ci butta anche in aria. Dai, raga, questi ancora non hanno capito che è inutile che ci scontrano così. Cioè, 9 colpi sono praticamente il nulla per noi. Vediamo se abbiamo il Super Masenko. Sì, l'abbiamo, dai, possiamo farglielo, Dai, Gohan, becchiamolo. Sì, lo becchiamo. Perfetto, dai, Kamehameha. Niente, questa volta non lo becchiamo. Comunque, raga, è una figata pazzesca. Goku Super Saiyan, volevo dire. Vabbè, anche Gohan è qui. Però Goku mi piace tantissimo in questo gioco Super Saiyan. Comunque, mettiamo capo Goku e quindi ci portiamo a casa anche il finale speciale. Perfetto, quindi dopo aver concluso l'addestramento di Goku e Gohan siamo prontissimi quindi a spostarci nello scontro fra Vegeta e Cell, poiché come vedete Cell ha raggiunto la sua forma perfetta. Quindi iniziamo subito lo scontro. どうやら思った通り 完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では、君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいとも。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぞ。よろしく。 Mamma mia, regà, la figata Cell, forma perfetta. C'ha anche un senso dell'umorismo fuori dal normale, prende in giro i personaggi con un certo, non lo so, cioè non lo fa notare, però alla fine li prende sempre in giro. Qui con il fatto del riscaldamento, che infatti, regà, Cell contro Vegeta, o meglio Super Vegeta, si riscalderà soltanto, però lo farà davvero a pezzi. Proviamo subito la Kamehameha solare qui, Ovviamente, per chi la conosce in un altro modo, Kamehameha perfetta. Sto parlando ovviamente della suprema di Cell che abbiamo fatto poco fa. Proviamo a fargliela di nuovo, dai Vegeta. Dai, Kamehameha perfetta barra solare. Ecco qui. Ma
Mamma mia, regà, lo stiamo completamente devastando. Gli stiamo facendo fare la stessa fine che fa nell'anime, assolutamente. Allora, vediamo. Ah, ok, ste mosse le ho sempre odiate, regà. E ne sapete qualcosa da, in pratica, Dragon Ball Xenoverse e Budokai Tenkaichi 3? Allora, mamma mia, evitiamo questa mossa di Vegeta. Dai, Kamehameha. Perfetto, ottimo tempismo. Vediamo di concludere con un'altra Kamehameha solare, dai. No, non ci siamo riusciti stavolta. Oh, regà, fatemi sapere poi se vi fa più piacere che la chiami Kamehameha perfetta o solare. E magari se sapete qualche differenza fra le due, fatemela sapere. Perfetto ragazzi, dopo aver concluso anche lo scontro in cui è uscito sconfitto Super Vegeta, siamo prontissimi quindi ad iniziare lo scontro fra Cell e Super Trunks. Quindi ragazzi, direi di iniziare subito lo scontro. これでやっと心置きなく戦えるか。ベジータも連れて行けたし。意外だな。分かっていて見逃すとは。当然だ。私の興味はすでにあいつにはない。お前の真の力にある。楽しみだ。私の完全体の強さを知る時が来た。 Ok, eccoci quindi nello scontro finale di questo episodio. E ovviamente non vi nascondo che avrei voluto utilizzare Super Trunks in questo scontro, per l'appunto, contro Cell. Perché comunque Cell forma perfetta l'abbiamo utilizzato pochissimo fa nello scorso episodio, cioè nello scorso scontro in realtà. E quindi volevo utilizzare un pochino Super Trunks, anche se comunque mi sembra che l'abbiamo già utilizzato. Forse nello scorso episodio proprio contro... No, nello scorso episodio, negli ultimi due. Non ricordo, vabbè regà, sto facendo un bordello. È un casino, credetemi. Però contro Vegeta mi sembra che l'abbiamo già utilizzato. Solo che mi sta venendo il dubbio se quello già era Super Trunks. Ma comunque mi sembra fosse Trunks Super Saiyan normalissimo, diciamo. Quindi lanciamo per aria Super Trunks e proviamo la Kamehameha perfetta barra solare. Ecco qui, l'abbiamo beccato. Quindi dai, che ci portiamo a casa questo scontro in men che non si dica, sembra. Ovviamente loro continuano a lanciarci in aria, ma non hanno capito che non funziona con noi. 13 colpi, praticamente il nulla più totale. Ste mosse, raga, barriera, le odio troppo, non ce la faccio. Ok, Trunks ci colpisce anche. Comunque Trunks mi dispiace moltissimo perché mi piaci troppo come personaggio, specialmente come Super Trunks. Però il problema è che avendoti contro devo per forza devastarti. Quindi Kamehameha perfetta. Ed è che manca davvero pochissimo, eh. Comunque regà, mi sto divertendo davvero un casino a spammare le Kamehameha solari perfette. Regà, non so più come chiamarla, credetemi. È un bordello. Comunque, credo che abbiamo... Sì, l'abbiamo concluso lo scontro. Me lo sono chiamato praticamente. E quindi concludiamo. Son Goku wa nani o shite iru? Naze koko ni arawarenai no da? Goku-sama, kisama o taosu tame ni shugyou chuu da. Asu ni wa tatakai ni arawareru. Goku-san nara kanarazu negai o kanaete kureru zo. Ore wa sou kakushin shite iru. Ii kotae da.
では武道大会を開いてやる。武道大会。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。何？いい退屈しのぎができそうだ。Perfetto ragazzi, quindi abbiamo concluso anche questo scontro e quindi abbiamo concluso automaticamente anche questo episodio. Ovviamente in quest'ultimo scontro Cell ha ufficialmente annunciato il gioco di Cell, ovvero il suo torneo in cui si deciderà il vincitore, se sarà lui oppure se saranno altri della Terra. E quindi se la Terra verrà distrutta oppure sarà salva. E quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, cerchiamo di arrivare a 60 like per il prossimo episodio e quindi vi do appuntamento al prossimo video.